Innoviamo Canicattì ha organizzato per questa sera, 28 ottobre, una manifestazione, un corteo che parte da San Diego e arriverà alla Villa Comunale, un corteo per dire no alla microcriminalità, un corteo per dire vogliamo un futuro sicuro in una città sicura. Un corteo scaturito dall'ultimo grave episodio avvenuto a Canicattì, il furto ai danni del negozio Calabrò. Con noi Claudio Volpe. Quindi i giovani di Canicattì chiedono più controlli. Sì, il nostro gruppo ha iniziato a organizzare questa manifestazione già da un bel po' di tempo. Abbiamo riunito tutte le associazioni della città così da essere un bel numero per poter gridare il nostro grido d'aiuto. La nostra città ha necessità di essere controllata con un maggior numero di forze dell'ordine, avere anche una maggiore sicurezza, perché non è più possibile neanche quasi fare una passeggiata. Ormai siamo in balia di qualsiasi tipo di crimine, dal furto, dall'incendio, qualsiasi situazione che però sta recando danno d'immagine alla nostra città, quindi ci troviamo in difficoltà e stiamo adesso in questo momento gridando alle forze dell'ordine, anche attraverso il prefetto, il nostro sindaco, cerchiamo di avere maggior aiuto in questo momento difficile. Hai detto una cosa molto importante, è difficile anche uscire a fare una passeggiata perché al di là dei furti è diventato veramente pericoloso, perché ci sono anche donne che vengono scippate in pieno centro anche di pomeriggio, di mattina, cioè non ci sono più orari. Alle 19 i negozi hanno abbassato le saracinesche, tutti uniti quindi a questo appello di maggiore sicurezza, anche perché la vetrina infranta del negozio Calabrò ha lasciato uno squarcio nel cuore di tutti. È comunque una vetrina infranta che ha fatto il giro dei social, delle TV, quindi ha dato anche una cattiva immagine della nostra città. Sì, è un danno d'immagine, un danno economico. Gli imprenditori che vorrebbero investire nella nostra città e vedono questa immagine hanno sicuramente un'opinione negativa e quindi vanno via dal nostro paese. Abbiamo necessità di risvegliarci, alzare la testa e dire no alla criminalità, in qualsiasi forma essa sia, sia in termini di giustizia, malavita, microcriminalità, e tutti gli episodi devono essere comunque affrontati nella giusta maniera, quindi alzando la testa e chiamando le istituzioni in aiuto. Ed è importante che questo appello venga lanciato proprio dai giovani. Sì, siamo noi che dobbiamo dare la riscossa a questa città, giovani che poi trasmettono il messaggio anche agli adulti. Non possiamo sperare che ci siano le persone anziane o persone ultra cinquantenni che possano fare qualcosa, dobbiamo essere noi come primi a dare il messaggio giusto. Con noi il commerciante Giuseppe Aronica. Canicattì è scesa in piazza, sono scesi in piazza i commercianti, viene chiesta maggiore sicurezza. Sì, questa sera è bellissimo vedere tanta gente, ragazzi, giovani, anziani, gente di tutti i ceti. Una manifestazione come non si era mai vista a Canicattì. Siamo tutti qui insieme per chiedere una cosa sola, sicurezza. Quella sicurezza che ci possa permettere di lavorare e vivere serenamente. Quella vetrina infranta dopo il furto al negozio Calabrò ha lasciato tutti sotto shock. Purtroppo l'atto criminale perpetrato nei nostri confronti è stato molto grave, ma quello che ci hanno detto, la solidarietà dei commercianti e dei colleghi, è proprio questo: la vostra vetrina è la vetrina di tutti, noi siamo con voi, siamo tutti uniti e dobbiamo lottare per avere i nostri diritti, il diritto alla sicurezza. La famiglia Calabrò da anni porta avanti il nome di Canicattì, conosciuto ovunque grazie a voi, è per questo che Canicattì è legato a voi. Grazie, troppo buona. Diciamo che noi abbiamo operato, operiamo da 50 anni, sperando nel miglior modo possibile, nel modo più onesto possibile. Renato Laverde, il presidente del centro commerciale naturale di Canicattì. I commercianti questa sera avete chiuso i vostri negozi alle 19. Un segno di solidarietà ma anche di protesta, di solidarietà nei confronti della famiglia Calabrò che ha subito quel bruttissimo furto, di protesta perché comunque Canicattì non è più una città serena. Abbiamo bisogno di quella serenità che stai dicendo, perché oggi la città di Canicattì ha un obbligo morale, non è solo la città di Canicattinese, è la città di tutti i paesi limitrofi che ci onorano con la loro presenza quotidianamente a visitare la nostra città ed acquistare la nostra città. Se al più presto noi non diamo questa serenità, questa legalità,
che la città chiede, noi rischiamo qua anche di vedere calare tutti i consumi che la città oggi offre in questa grande offerta di lavoro. Anche perché già la crisi è nera ovunque, è nera per tutti. Mettiamoci pure che la nostra cittadina, che appunto, come ha detto il signor Laverde, è sempre stata presa d'assalto dai paesi limitrofi, perché abbiamo tantissimi bei negozi, e adesso la gente, a causa di queste immagini, di questo furto che si sono diffuse ovunque, può avere anche paura, anche a causa delle varie notizie di cronaca, a venire a Canicattì, perché purtroppo si verifica. Verificano anche furti nelle ore di giorno, nelle ore pomeridiane, di mattina. Vogliamo dire che Canicattì non è questo. Allora, questo non era la città che tutti sognavamo sicuramente, anche se ogni tanto nasce qualche progetto di città sicure in cui in questi progetti il Ministero degli Interni voleva fare sentire la loro presenza. Però questo non basta, oggi ci vogliono più incisività e più naturalmente che gli organi di controllo oggi ti schierano dalla parte pure nostra. Noi da questo momento andremo a monitorare tutto quello che sta succedendo nella nostra città, e questa manifestazione naturalmente è l'inizio, non sarà mai un ricordo, ha una sua ragione di continuità per affermare finalmente la legalità che tutti stanno chiedendo. Presente alla manifestazione il noto imprenditore Antonio Milia. La città chiede più sicurezza. La città chiede, principalmente noi operatori del settore, chiediamo che ritorni la Canicattì dei bei tempi degli anni 70, dove si parlava solo di benessere, si parlava di un futuro che oggi purtroppo è scemato. Ma al di fuori di tutto c'è la pericolosità di non poter più camminare per le strade. È un problema serio, è un problema che dovremmo veramente con tutte le forze collaborare con le forze dell'ordine, in particolar modo che loro fanno l'impossibile pur di aiutarci. Però anche noi dobbiamo partecipare affinché gli elementi malati di questa città possano veramente ritornare a essere, non dico salvati o in salute, ma cercare di aiutarli, visto che loro non potranno mai farlo, perché si vocifera a Canicattì che c'è anche una situazione di ragazzine che assumono situazioni e cose così gravi. Mi auguro semplicemente che ritorni la Canicattì splendida, che si parli di benessere, che le banche si aprono a noi commercianti, che si aprono all'economia dell'uva, che è la nostra realtà portante, perché senza il nostro territorio con l'uva noi non saremmo mai quella città che avremmo voluto che nel tempo migliorasse, non che peggiorasse. Lei da commerciante ha paura? Io non è che ho paura, io una volta vendevo emozioni, dicevo, perché la sposa era un'emozione. Oggi dico che semplicemente la sopravvivenza locale non è bella, perché si parla di sopravvivenza. Oggi vediamo un'emigrazione triste perché poverini al di fuori, che perché un popolo senza cultura non ha futuro. Noi abbiamo una balanza Canicattì paurosa, anche nel vestire, nel modo in cui si comportano. Vediamo dei siti dove si abbandonano tra bottiglie e cose varie, dove c'è un'indecenza. Cerchiamo di salvare questo paese. A me mi ha dato tanto e continua a darmi la speranza che ritorneremo per le nuove generazioni a far parlare di questa piccola Milano che lo è stata sempre. Ecco perché ci vuole far conoscere che l'imprenditorialità è parte vitale, ma senza l'economia dell'uva è niente. Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, presente assieme alle associazioni, ai negozianti, ai commercianti, a tutti quelli che oggi chiedono più sicurezza in città. Da premettere che il sindaco ha già stipulato un patto di sicurezza con il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Purtroppo i fenomeni di microcriminalità in città continuano a ripetersi. Allora, prima di tutto va un ringraziamento direttamente a Sua Eccellenza il prefetto di come si sta adoperando per la comunità canicattinese, nonché a tutte le forze dell'ordine che operano sul nostro territorio e altro, perché anche dico abbiamo avuto ultimamente sia il battaglione di Palermo e anche l'anticrimine di Palermo della Polizia di Stato, dove ci sono stati dei controlli abbastanza massicci, dove abbiamo avuto anche dei risultati eccellenti. Ciò significa quello che dice lei, discorso della microcriminalità,
è difficile debellarla, però è giusto, anche doveroso essere presenti, allora dare anche un supporto e manforte direttamente a quelle associazioni che hanno in parte coinvolto tutta la città di Canicattì, anche per dare un segnale forte che la città è presente, anche perché non dobbiamo anche dimenticare che precedentemente ci sono stati anche di questi atti. E io dico, magari non vorrei fare polemica, però dico, si poteva anche muovere l'associazionismo anche prima, per cui dico, non si possono fare usare due pesi e due misure, per cui dico, quello che oggi interessa a noi è essere tutti presenti, non fare polemiche, però è anche vero che noi abbiamo già stipulato un protocollo d'intesa firmato il primo del mese di settembre, nonché abbiamo già fatto la cabina di regia dove ci sono tutti gli attori, che là sicuramente andremo a dare anche un contributo a livello di comunità, anche perché dico, abbiamo inserito la sua eccellenza il prefetto, ha inserito direttamente la chiesa, la scuola, anche l'associazionismo, significa che a noi interessa essere tutti presenti, perché gli attori principali devono essere anche i canicattinesi. Però dico, vorrei dire anche una cosa importante, anche perché dico, non possiamo fare finta di niente, perché dico, oggi dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine, però dico, quello che si è verificato la settimana scorsa col danneggiamento alla ginseria, al negozio di Calabro e anche ad altri che hanno subito queste cose, di là in quel momento che sono successe questi fatti, ahimè dole il cuore dirlo, sono passate parecchie macchine, perché le hanno viste passare direttamente alle forze dell'ordine, ma nessuno si è degnato a fare una telefonata al 112. Ciò dimostra che prima di tutti dobbiamo essere noi, mettere da parte l'omertà e andare avanti, perché la collaborazione deve essere fondamentale, perché l'omertà non aiuta sicuramente. Il consigliere comunale Cesare Sciabarrà presente alla manifestazione. Canicattì chiede più sicurezza, però Canicattì ha bisogno anche di tanto altro. Beh, intanto un applauso agli organizzatori, perché la gente che si muove, una comunità che comunque reagisce, costituisce sempre un momento di frizzanteria che credo sia fondamentale in questo preciso momento per Canicattì, che è stata protagonista in negativo di tante sollecitazioni criminali e criminose, per cui voglio dire, benvengano queste manifestazioni, anzi credo che bisognerebbe calendarizzarle per far sì che siano, come dire, fatte sempre più spesso, per cui la nota è assolutamente positiva. Il paese ha bisogno di recuperare la sua capacità attrattiva che negli anni ha perso. Io questa cosa l'ho ripetuta più volte e credo che recuperare la capacità attrattiva anche dei paesi limitrofi metterà in moto, come dire, quel movimento virtuoso che allontana come dire, forme di criminalità spicciola, subdola, e che non fanno stare tranquilli gli abitanti canicattinesi. La verità è questa. Consigliere comunale Lillo Restivo, la città oggi è davvero presente per chiedere più sicurezza? Sì, e oggi infatti la città ha risposto benissimo all'invito delle associazioni canicattinesi e dall'iniziativa promossa da Innoviamo Canicattì. E noi, la politica tutta, la politica locale è presente il sindaco, molti consiglieri, assessori, e questo dà un segnale forte alla città, sicuramente rappresenta la risposta a questa insicurezza che il cittadino canicattinese ha in questo momento. Naturalmente l'assenza dello Stato, comunque la poca presenza, perché non dobbiamo dire assenza, perché le forze dell'ordine poche ma fanno bene il loro ruolo, però non è sufficiente, quindi questa poca presenza dello Stato sta facendo percepire questo senso di insicurezza, e allora noi diciamo, scendiamo per strada per gridare a gran voce che abbiamo bisogno di aiuto, di sostegno e di un intervento straordinario. È bello anche vedere i ragazzini del gruppo Scout, le nuove generazioni. Sì, infatti parlando con tutte le associazioni, proprio l'intento era questo, cercare di lasciare un messaggio forte alla città e soprattutto alle nuove generazioni, e partire da questa manifestazione per creare qualcosa di bello una tavola rotonda per cercare di pian piano risolvere insieme all'amministrazione tutte le problematiche che attanagliano Canicattì.
Don Salvatore Casà, la Chiesa presente alla manifestazione, la città chiede più sicurezza ed è importante questo segnale della presenza della Chiesa tra i cittadini, associazioni, commercianti. Ovvio, la Chiesa è presente insieme a tutta la città, le associazioni che hanno promosso questa marcia e noi siamo più sacerdoti per lanciare un appello a tutta la comunità dei cittadini che abbiamo bisogno, c'è bisogno dell'ordine sociale, c'è bisogno della pace sociale, ma questa pace e ordine sociale siamo noi che la dobbiamo creare, quindi è un bene per la convivenza e quindi vogliamo dare testimonianza che la città di Canicattì è contro qualsiasi manifestazione di violenza e per cui la Chiesa non poteva mancare, anche perché questo è il messaggio del Vangelo, no? La non violenza, il rispetto dell'altro, il volere il bene dell'altro, il bene ecco, anche della società. Ma cosa sta succedendo a Canicattì? Gira molta droga, molto alcol, è un problema sociale, un problema giovanile, cosa sta succedendo? A Canicattì chiaramente sta succedendo quello che sta succedendo un po' in generale, è un problema sociale credo, la perdita dei valori, il disorientamento, ora bisognerebbe anche studiare, ecco, credo che è anche il momento di fermarsi, riflettere e chiederci perché tutto questo, perché i giovani oggi sono così disorientati, ma non solo i giovani, anche il problema del lavoro che manca, della povertà che dilaga, però tutto ciò non giustifica ecco, la violenza e quindi ci dobbiamo chiedere cosa ci è venuto a mancare, quali valori forti stanno venendo a mancare nella società che poi portano a queste manifestazioni di violenza anche gratuita tante volte e allora dobbiamo un po' riflettere e dire invece che c'è la possibilità di vivere in maniera diversa anche le difficoltà della vita che si attraversano nella gioventù, che attraversano le famiglie, che può vivere un padre e una madre di famiglia che deve crescere i figli nella difficoltà, però i problemi ci sono stati sempre e ci sono e ci saranno, ma deve cambiare il nostro modo di affrontarli. Giuseppe Palilla, presidente dell'Associazione Amici del Giudice Rosario Livatino. Da sempre voi vi battete per la legalità, per la giustizia, per i valori che rappresentava il beato giudice Rosario Livatino, valori che purtroppo oggi a Canicattì stanno scomparendo a causa di qualcuno, a causa di questa microcriminalità, perché Canicattì è una città con grande valore, però per colpa di qualcuno stiamo perdendo d'immagine. Sì, in effetti è così purtroppo, anche perché non è semplicemente qualcuno, ma sono più di qualcuno e quindi bisogna mettere un freno. Noi in tempo non sospetto avevamo scritto ai carabinieri, alle forze dell'ordine e anche al prefetto sottolineando appunto questa situazione di microcriminalità. Purtroppo le forze dell'ordine sono poche, quindi chiediamo alle istituzioni di fornire gli strumenti necessari, quindi gli uomini, per poter affrontare meglio questa situazione, quindi fare turni di notte, quindi controllare meglio il territorio. Noi siamo in una terra purtroppo disgraziata dove la mafia ha imperversato per molto tempo, oggi abbiamo la microcriminalità, abbiamo avuto fortunatamente, però dico nell'altro senso sarebbe stato meglio non averla avuto, due grandi figure che sono il giudice Beato Livatino e il giudice Saetta, ucciso barbaramente assieme al figlio Stefano, quindi nella loro memoria noi dobbiamo andare avanti e cercare di sconfiggere questa malapianta che è la criminalità, in questo caso è la micro criminalità, ma sempre criminalità è. Giancarlo Granata rappresenta la Proloco, oggi Canicattì chiede maggiore sicurezza, ma è stato chiesto da più fronti. Assolutamente sì, questa sera la partecipazione così numerosa dei canicattinesi e del mondo dell'associazionismo che è il cuore pulsante della nostra Canicattì dimostra come la stragrande maggioranza della nostra città è fatta da gente per bene, lavoratori, che vogliamo dimostrare come Canicattì è ben altra cosa rispetto ai fatti di cronaca che si susseguono. In questo contesto io rappresento la Proloco di Canicattì che è un'associazione che si occupa di promozione turistica e quindi chiaramente alla base della promozione
destinazione turistica, noi dobbiamo proiettare e promuovere l'immagine di una città sicura, di una città dove vi è la certezza della legalità, e quindi per questo siamo qui, per dimostrare che c'è questa Canicattì migliore e diversa, e per fare un appello alle istituzioni alte perché garantiscono alle attività produttive, alle famiglie, ai giovani, alla Canicattì tutta, questa idea della sicurezza che deve essere assolutamente fondamentale per dare serenità alle nostre famiglie. Presente la CNA di Agrigento, Francesco Di Natale: si chiede più sicurezza, si chiedono maggiori controlli, l'economia è già al collasso, mettiamoci pure la microcriminalità, è finita. Ma certamente la CNA non poteva non essere presente, perché noi sentiamo forte il senso di appartenenza a questa città, sentiamo forte il senso di appartenenza alla società civile, alla gente per bene di questa città. Quindi dobbiamo dimostrare che ci sono, oltre alla criminalità, c'è una parte della città che ha bisogno di certezza, che ha bisogno di sicurezza. Questa manifestazione è bellissima, organizzata bene. Devo dire, mi emoziona, ma certamente perché è la prima volta che a Canicattì succede una cosa del genere, quindi noi siamo qua presenti per dare una testimonianza forte di quello che il tessuto imprenditoriale ha bisogno. Gli eventi, gli ultimi eventi bruttissimi per la nostra città, hanno dato forse una svolta ad una situazione che era diventata insostenibile. Oggi però è necessario che anche chi ci governa, chi ci rappresenta nello Stato, debba metterci un po' del suo. È necessario, noi lo chiederemo, che ci sia un incremento delle forze di polizia e delle forze dei carabinieri, che ci sia un incremento anche dei posti di blocco, un presidio del territorio più importante, perché dobbiamo dare anche un certo senso di tranquillità alla gente. La città ha bisogno di tranquillità, di serenità, perché i danni che si sono fatti alle famiglie, alle imprese, alle nostre abitazioni, hanno violato ognuno di noi, hanno violato le nostre famiglie, le nostre imprese. Non è solo il danno economico, ma anche il danno morale e sociale che questa città sta vivendo. Quindi sono emozionato, ma anche contento di quello che sta succedendo. Finalmente dobbiamo dire, intanto ringrazio gli organizzatori, possiamo dire che la città si è risvegliata da questo torpore in cui è stata fino ad oggi. Io non mi aspettavo, ero convinto che sarebbe successa una cosa del genere, però ero speranzoso che succedesse. Grazie.